bene, non si, si finisce mai di scoprire sia in Italia che nel mondo qualcosa, anche vicino a casa. E quindi eccoci al Caffè degli Artisti con gli artisti. Mario Magnani, è stato grande maestro, come anche mio nostro grande maestro, quindi continuiamo la grande tradizione della ristorazione, della vita sociale dei bar. Sì, prima stava nella ristorazione papà, che è iniziato da busboy, poi da cameriere, con esperienze, poi la facendo la fotografia, poi cosa porta cosa, la fotografia. Anche perché io umilmente mi sono dato la fotografia, un ginocchio a chi ha fotografato i personaggi. La fotografia è una cosa molto complessa, artistica, però anche deve avere anche l'istinto un po' da cacciatore. Quindi i romagnoli per tradizione sono stati anche cacciatori in quel mondo lì, quindi se fosse questo. Anche perché io ho dei devo salutare dei fotografi del resto del cammino, uno tra l'altro già tanto in fondo, l'altro è Sabatini, Giorgio Sabatini, che anche lui un po' in un certo senso purtroppo ha dovuto abbandonare la scena, quindi sono loro, siete voi. Sono stati fortunati che avevano vissuto il loro rino. E quando si faceva delle fotografie che dopo la foto non è che guardavi e poi diceva non va bene o non va bene, lì andava bene o non andava bene. Quindi deve essere bravo a memorizzare le aperture con le lenti. Si riesce anche a smettere la fotografia, una droga. Quindi degli artisti. Sì, per la foto è una cosa. Magari se gli artisti chiude, come oggi, certo. Vediamo domani che l'11 settembre è la data giusta a livello mondiale, però non sappiamo che settembre è importante. Quindi la foto non morirà mai perché ferma la storia. È una prova di sentimenti, di un uomo in cui vive e trasmette. Non deve morire mai. Dobbiamo lasciare qualcosa a tutti quelli che non può. Ci parliamo del Caffè degli Artisti, che in realtà io finalmente sono giunto, finalmente sono informato che posso non c'è mai niente. Ho addirittura sbagliato dove parcheggiare stasera, chiusura appunto stagione 2022. Una estate fantastica, bellissima, bella, c'è stato un grande entusiasmo dal pubblico dopo due anni e mezzo di sofferenza del Covid, che sappiamo che sparo tutto, quindi in più sono anche italiani, quindi in italiano ha un metodo molto speciale di tutelare i propri sentimenti, bisogna essere orgogliosi di sempre. Sì, per gli artisti chiaramente, ristorante, American Bar, l'America ha avuto una grande influenza nella nostra vita, i miei genitori erano immigrati, quindi c'è da pensare. La Gianni Versace, la diria. Quindi poi vi spieghiamo anche per anche il grande onore di conoscere Gianni Versace a Miami, tanta roba, quando Miami era Miami. Artefu, un massimo della ricerca del Venezia, grande ricerca di Gianni Versace, Caffè Milano, Caffè Milano. Io ho lavorato
Festa del Luna di New York, quindi con una bella esperienza con tutta la città del Mezza Luna, e poi ci sono altri eventi in Caffè Milano di Milano. Che stiamo già introducendo il motivo poi dell'intervista che va un po' a cadere un po'. Ho avuto l'onore per lavorare per i cipriani, ho avuto l'onore per lavorare per la famiglia importante della ristorazione. Cipriani stiamo parlando del cognome più importante del livello internazionale, basti dire che Bottura è stato premiato a Cipriani di oggi. Avevo 19 anni quando ho lavorato a Cipriani, nella partita della strada di New York, molto onorato. Dopo sono venuto da loro, ho lavorato per i Bastiani, ho lavorato per Lidia, mamma di Gio. Triveni. Ero molto ingenuo, quindi quelli che ho anche questi locali qui, adesso che sono oggi, lo devo anche loro. Complimenti per Cesenati, qua adesso in questo momento devo dire che stiamo cercando quello che prima poteva essere il numero 2, che adesso sicuramente no, non è Cesenati, perché vedete sicuramente lo stesso cosa che abbandona Cesenati, quindi adesso stiamo cercando di capire. L'importante è stare bene ed essere felici di come si è. Bene. Quindi ecco, diciamo la chicca del caffè di mia artisti che mi ha dato un po' il là. Quindi incontrarci, un po' il frigno, e poi vedo che a livello internazionale quello che muove un po' tutto, che è il sigaro. Il sigaro è il massimo della ricerca del piacere. Quindi il finale importante non sarà il sigaro. Quindi, è una cosa anche di amicizia, di comunicazione, di finale per essere attento. E la cosa bella del sigaro, anche se non avrebbe detto, non è un cibo contro mai le sigarette. Quindi anche i grandi sportivi americani, ci sono di basket, con il sigaro si chiede mai in male, il sigaro fa bene. Io poi sono un giocatore, tipo generalmente c'è una stagione, il sigaro, e quindi grazie alle serate che sono tenute anche in una mare pinetra, chiaramente sta nascendo un po' una sorta di club, anche in Romagna, molto probabilmente sta nascendo anche proprio la casa del sigaro, e quindi mercoledì e venerdì sono state le due serate dedicate al sigaro. Certo. Ma devo prevedere che sarà una cosa in crescita, perché c'è una galassia di ricerche dietro il sigaro, che è un piacere terribile. Poi da delle sensazioni, quindi dove è il fine della ricerca? È infinito. Ma ci sono altri locali, diciamo, rocca, stabili, per finire per artisti? Per adesso non mi risulta, però. È chiaro che si fu visto quindi niente poco fa, rimaneva tutta cultura, una cosa antica, quindi bisogna sminuire la cultura. Certo, se volessimo andare un po' nel dettaglio della vicina, che noi siamo a Cesenatico, un locale americano, chiaramente propone come tutto il pesce. Dopo 32 anni di lavoro negli Stati Uniti, ormai c'è l'inclinazione americana. Sicuramente non dovremmo mai entrare in competizione con tutti i ristoranti fantastici che sono di numero 1, e non si può dire un locale che non faccia bene da mangiare, solo che abbia la massima del prezzo. Quindi noi che siamo più specializzati nelle Timo Steak, gli hamburger, le costine di maiale, quindi bisogna avere carattere, devi sapere quello che fai, cosa che provai a fare, quindi non devono essere americani italiani. E poi magari per accontentare tutti passare direttamente i vegani, i italiani.
vegani sono sempre benvenuti perché sono ricette filosofiche importanti e bisogna fare rispetto. Quindi c'è una specialità nel vostro locale, della signora? Sicuramente sono dei, sì, che ne fa Elena Maiani, e facciamo dei costi di maiale, che li facciamo per 6 ore e 30 minuti di cottura, 60 gradi, una bassa temperatura, quindi la carne diventa morbidissima. Poi mettiamo ovviamente la barbecue sauce, con Jack Daniel, con caramellato sopra. Dire, bisogna provarlo, certo, chiaramente si parla andare a riaprire. Adesso riapriamo il prossimo anno a marzo 2023, perché la Pasqua arriverà molto presto con grande entusiasmo. Quindi stagione estiva, inverno, sì. Cosa si fa? Beh, andiamo all'estero per imparare delle cose nuove, per dare dei stili e delle esperienze nuove per i clienti. Tutto, a 360 gradi, che sia dall'alcol, dal cibo, tra gli dischi dietro l'angolo, quello sta sempre nascosto, tirato fuori un momento giusto. Sempre sul pezzo e saluti da Cesenatico 2022. Rock and roll, come here. Caffè degli artisti. Sempre.